Sono Morgolit, questa sera andremo ad analizzare i miei acquisti da card trader e partiamo subito. Dato che in live praticamente ho già fatto. Ho sbagliato. Dato che in live praticamente ho già fatto delle gaffe, tra le quali anche questa di sbagliare la scena. Ma eccoci qua con il nostro pacchettino di card trader. So che siete ansiosi di vedere cosa c'è all'interno e io. Dato che vi voglio bene, aspetta un attimo, questo perché è sigillato? Ma io l'ho già aperto, raga. Ho sbagliato pacco? No, è questo, perché era sigillato? Raga, c'è qualcosa che non va. Perché io ho messo delle storie dove questo pacchetto era aperto. Cosa è successo? Perché si è sigillato di nuovo? C'era l'etichetta sigillata. Buonasera Centro, lo sai che alla fine degli anni 70 il tennista Gerulaitis, per esempio, si immagina come Jimmy Connors. Buonasera Centro, con questa magnifica perla di saggezza noi andremo a svelare le carte che ho acquistato. Adesso le sbusterò una ad una. Ragazzi, giusto per farvi vedere un po' quali sono gli acquisti, iniziamo a metterle tutte così, giusto per rovinarle, no? Le girerò una ad una in modo che voi vediate piano piano che cosa effettivamente sono andato ad acquistare. E spero che non ci sia nessuna carta rovinata. Ci saranno sicuramente delle carte avanti e indietro, cioè nel senso retrofront. Vediamo un attimo, mettiamole qua. Ok, iniziamo con la prima subito. Che dite? Allora, andiamo a sbustare la prima carta. E si chiama, vediamo se riesco a inquadrarla meglio, The Horus Heresy. E le carte che vedrete questa sera, per la maggior parte, faranno parte del mio mazzo Saghe, dove vedrà come protagonista e come comandante Tom Bombadil. Ok, poi vi faccio vedere la decklist. Questa è la prima, Horus Heresy. Peccato che non ci sia l'autofocus su questa Exposure Lock Anti-Flicker. No, non c'è l'autofocus, tristemente. La prima carta la mettiamo qua. E le separiamo ovviamente per l'utilità che avranno. Poi abbiamo The Bath Song, la canzone dei bagni, molto carina. Anche questa è una saga. Non confondiamole con le. Se hai un po' di soldi da buttare in carte, devi darmi consigli. Ok, dalli a me. Questo è il consiglio migliore che ti posso dare, Centro. Bath Song, proveniente direttamente dall'espansione del Signore degli Anelli. Omaggi anche lei, signor Pantera. Come sta? Buonasera. Oddio, continua a picchiare il microfono. Microfono, fai il bravo per favore, che ho bisogno che l'audio sia bello, bello importante. Bello solido. The Akron War, stessa roba, una saga che entrerà a far parte del mio deck. Molto forte, finché riesco a tenerla in campo, è molto croccante per il semplice fatto che prendo controllo di una creatura qualsiasi fin tanto che questa carta rimane all'interno del mio campo. Anzi, all'interno del campo, neanche del mio campo. Quindi anche se cedessi controllo. L'unica cosa è che per le saghe, adesso vi spiego un po' come funzionano, sono molto, come dire, come le foglie d'autunno, ok? Tendono ad andarsene molto presto. Ma vai a letto subito perché inizi presto domani a lavorare, Pantera? Comunque adesso vi spiegherò più o meno come funzionano, più o meno, vi spiegherò come funzionano le saghe. Qui abbiamo Parassita del Malocchio, molto carina, ci servirà nel mazzo per rimuovere appunto i counter. E adesso vi spiego come funzionano. Qui abbiamo Scholar of New Horizons, prima vi faccio vedere questa carta.
È molto più semplice. Diciamo che le riprese adesso sono molto più pulite rispetto alla volta scorsa, o mi sbaglio? Rispetto alle scorse sbustate anche, giusto? Si vede molto meglio, la luce non riflette sopra le carte e mi sembra che sia molto meglio, no? Sempre nel mazzo saghe. Esatto, le foglie d'autunno cadono. Questo sta guardando le fighe dalla roccia. Esattamente. Guarda, è una figa. Allora, un po' di figa qua. E abbiamo qua poi. Senti, abbasso un attimo il volume della mia voce prima che vi spacchi i timpani. Michiko's Rain of Truth. E vi spiego come funzionano. Anzi, non con questa, facciamo dalla. Anzi, sì, facciamo con questa. Le saghe sono degli enchantment, degli incantamenti, quindi vengono considerati permanenti. Ho tanta luce in faccia, è un bene, no? È un bene che io abbia sia più bianco del solito. Di solito mi dico che sono giallissimo. Cosa succede? Quando tu giochi questo permanente, entra in campo e quando entra in campo, metti un segnalino. Un segnalino lore, un segnalino storia all'interno sopra la carta, ok? E vedete i simboli a fianco, i numeri romani, primo, secondo e terzo. Questi sono i numeri di segnalini lore che può avere la carta. Quando entra in campo, piazzi un segnalino lore che indica il primo stadio della carta dell'enchantment. Quindi in questo caso target creature gets +1/+1 until end of the turn for each artifact and/or enchantment you control. E stessa cosa succederà al turno 2 perché fa parte sempre dello stesso gruppo, ma al terzo counter succede questo effetto qua. Dice esilia questa saga e farla tornare trasformata sotto il tuo controllo. Molte saghe hanno questo effetto, infatti. Se vediamo il retro della carta, abbiamo il ritratto di Michiko, che è bellissima, ragazzi, come carta, assurdamente bella. E ha degli effetti suoi, diventa una enchantment creature, quindi diventa una creatura. Esatto, Kamisara. Buonasera, Kamisara. È molto molto bello. E solitamente le saghe, quando hanno il terzo counter, devono essere sacrificate. Ok, adesso vi faccio vedere un'altra saga possibilmente. Invece no. Non è una saga, ma è un pirata. Arr! Xavier Sal, capitano infestato. Capitano infestato è una creatura che ti permette di rimuovere dei segnalini da un altro permanente che controlli. E indovinate perché mi serve? Per rimuovere i segnalini dalle saghe. In modo da non doverle sacrificare, per triggerare più volte gli effetti delle saghe. Oddio! E Gangplank palese, esattamente, Gangplank fungo. E quindi posso usare più volte gli stessi effetti delle saghe. Perché sì, i segnalini sulle saghe potete sia aggiungerli oltre. O meglio, al di fuori dal loro momento in cui verrebbero aggiunti i segnalini, ovvero dopo aver pescato per il turno. Il Black Lotus c'era mio fratello al centro. E così posso decidere di aggiungere o togliere segnalini. Giuro, 8.000 euro. Questo sempre nel mazzo saghe, ma è una vratta molto buona. Damn. È molto buona perché ti permette di pulire un po' la board e altrimenti distruggere una creatura. Non la vende, l'ha comprata lui. Rinascita della fede, questo sempre nel mazzo dei saghe. 10K, 10K potrei pensarci, potremmo pensarci, centro. Sei serio? Tu lo usi come comandante il Xavier Sal, Daniele? Scrivimi in privato su Discord che ne parliamo magari, centro. Come mai vuoi comprare per 10K?
Rinascita della Fede è una stregoneria, una sorcery, foil in questo caso bellissima, che permette di far rientrare sul campo di battaglia tutti gli incantesimi dal mio cimitero, quindi fa tornare tutto. Tra l'altro bellissima versione promo del 2021. Poi abbiamo in italiano Chiora beffa la dea del mare, una mitica di qualche anno fa, se non mi sbaglio è una carta che viene da Theros, dovrebbe essere anche giusto, o Theros Beyond Death, e questa qua è anche molto forte, entra con 7 e al primo lore counter scende una pedina 8-8 Kraken blu con antimalocchio. Quindi non può essere targettata dalle spell nemiche. E poi dopo è molto carino. 2 terzo molto carino. Come potete leggere qua, segnalino sapere. Sacrifica dopo il terzo, esatto, perché dopo il terzo counter vengono sacrificate. Quindi se io faccio che questa carta entra il primo turno, ok? La gioco durante la mia main phase, ok? Io dovrei aspettare la mia prossima draw step, ok? Almeno dopo la draw step, per attivare l'effetto numero 2. Quello che io devo mirare a fare con alcune delle mie carte, quali anche Xavier, è io attivo l'effetto numero 1 e mi piace l'effetto numero 1. Con Xavier tolgo un counter, quindi questa carta va a 0 counter e il turno successivo, al posto dell'attivazione di questa seconda abilità, si riattiva la prima, perché avrà un lore counter al posto di 2. Ok, quindi posso fare così all'infinito per tenere in campo la saga. E la cosa divertente, ragazzi, è che quando arrivo alla terza saga, si attiva l'effetto del terzo effetto della saga, il terzo effetto della saga, io rimuovo il segnalino e torna a 2, e così io non devo sacrificare la saga. Questa è una cosa molto interessante, perché ti permette di utilizzare tutti gli effetti della saga, magari anche l'ultima, che solitamente è quella più potente, e poi rigiocarla. Rigiocare sempre lo stesso effetto, l'effetto più forte. Direttamente poi dall'espansione del Signore degli Anelli, di nuovo abbiamo lo scroll, la pergamena di Isildur. Bellissima. Una rara che tra l'altro ho anche sbustato. Questa viene dall'espansione di Kaldheim. Ed è Showdown of the Skulls, mi permette di giocare carte dal mio grimorio esiliandole. Ovviamente non gratis, però per il suo costo convertito di 4 non è male. Non è fortissima per il fatto che per gli altri due effetti, ma il fatto che mi permetta di esiliare le prime 4 carte del mio grimorio e giocarle è davvero niente male. Poi, classicissimo Binding of the Old Gods, questo è una removal non male, e rampa, e permette alle mie creature di prendere dei buff, niente male. Niente male, Binding the Old Gods. Qui invece abbiamo una carta che proviene da Warhammer 40.000, da quell'espansione, Birth of the Imperium. Enchantment Saga, questa è molto forte ovviamente in Commander perché mi permette di creare innanzitutto delle pedine a Astartes Warrior, quindi popolare la mia board, permette a me di pulire leggermente la board degli avversari facendo sacrificare a loro delle creature e pescare due carte per ogni nemico che controlla meno creature di te. Quindi tu di base all'inizio magari crei già 3 Astartes Warrior, che non è male, e poi fai sacrificare gli altri. Questa
Costo convertito di 5 non è poco, però per gli effetti che ha direi croccante. Poi qui abbiamo i primi giochi di Iroas, molto fica, molto fica, molto bella da pescare in early. Bellissima, e tra l'altro è ancora imbustata, ragazzi. Questa è una promo 18-19 gennaio, ancora imbustata del 2020. Se leggete qui sotto, un po' illuminato. Bellissima. Già che ci siamo, scusate, eh. Apriamo la bustina. Spero di non strappare la carta, tutto qua. Per favore. Alex, usa le tue mani con saggezza e non usarle per la violenza. Bellissima. Non c'è niente da dire. Finora solo carte per il mio mazzo saghe. Qui ne abbiamo un'altra che è Brago, il re eterno. Questa mi permette sempre di esiliare le mie carte e farle tornare con 0 counter, 0 lore counter. Essenzialmente questo è molto carino perché mi permette di resettare un attimo i counter che ho, oppure, cioè, resettare i counter che ho sulle saghe. Non male, bravo. Invece per chi segue Doctor Who, qui abbiamo una saga da Doctor Who. Sì, il mio deck va a prendere un po' tutti gli universi, un po' di Universes Beyond. Abbiamo The Flux, che non è male, che mi permette di giocare carte extra ogni turno grazie agli effetti dal secondo al quinto. Non male per 4 di mana. Spero di vederla spesso in azione. Historian's Boon, questa tipicissima di un mazzo enchantment, mi permette di creare dei token, e quando invece l'ultima abilità di ogni saga si risolve, ok, no, si triggera, neanche si risolve, si triggera, posso creare un angelo 4-4 con volare e vigilance. È molto forte perché appunto noi possiamo togliere i counter dalla saga, e ciò mi permette di mantenerla in partita e continuare ad attivarla, attivare anche l'effetto di Historian's Boon. Nesting Grounds, molto cute anche questa come terra, mi permette di muovere i counter dai permanenti che controllo su un altro permanente. Posso usarlo solamente a velocità di sorcery, ma non mi dispiace onestamente. Thrall Parasite, sempre stessa storia, ragazzi, mi permette di togliere i counter. Qui non li sposto, ma pago 2 di vita, rimuovo un counter da una target non land permanent e costa un mana nero, molto semplice, molto straightforward, molto diretto e a posto. Poi qui abbiamo una carta invece che è del mio mazzo Planeswalker Super Friends, solo che io tristemente non credo che la giocherò mai, o almeno non nei prossimi mesi. Abbiamo Nicol Moor Gauntlet che è molto carino e ti permette di avere effetti extra sui Planeswalker. Molto molto bello. Ah sì, è molto forte per togliere i finality counter delle carte di Mirko. È vero, avevo visto un gameplay. Versione alternativa showcase di Hallowed Haunting, come potete vedere è bianco e nera. Molto molto bella. Questa è difficile. Molto difficile per me da triggerare perché dovrei mantenere tante saghe in campo.
molto molto carina però, e vediamo se possiamo utilizzarla con efficienza all'interno del mazzo. Strionic Resonator, e Daniele, non lo gioco solo non perché non mi piaccia, perché non mi piace il Planeswalker, ma perché smonto il Planeswalker per costruire questo, per costruire il mazzo saghe. Sempre pentacolore con Tom Bombadil. Planeswalker poi tra l'altro non fa divertire i miei amici, preferisco smontare e giocare qualcos'altro che possa rallegrare il gruppo, ecco, no? Strionic Resonator, tra l'altro Tom Bombadil mi piace un sacco il Signore degli Anelli, e anche questo mi permette invece di copiare le abilità triggerate, quindi le abilità delle saghe, e posso scegliere nuove target. Molto molto forte, soprattutto per tipo Birth of the Imperium, tipo magari c'è l'abilità sacrifica ogni nemico sacrifica una creatura, io pago 2, tappo questa e mi permette di avere il doppio degli effetti, quindi ogni giocatore nemico sacrifica 2 creature. Abbiamo la versione showcase anche di Satsuki di Living Lore, molto carina, che va perfettamente a combaciare con le carte saga. Molto bella questa versione alternativa, molto molto carina. Kiryu in Satsuki, e non parliamo di Kill la Kill. Power Conduit ne ho già due, in verità ho scoperto di averne due solo dopo aver comprato questa, e mi permette di rimuovere anche qua i counter, i segnalini da i permanenti che controllo, molto croccante. Poi qui abbiamo una foil che mi permette di rampare in... sì, mi permette di rampare verde, aggiusa dei numerosi, innumerevoli non so come dirlo, innumerevoli viaggi, molto carina. Soul Diviner, non la conosco, dopo la guardiamo, quando guardiamo la dexlist la guardiamo, Daniele. Che poi dopo il terzo segnalino si trasforma in questa bellezza. Molto molto bella. Intanto prendo la carta successiva. Abbiamo City of Death, sempre dall'espansione di Doctor Who. Molto carina, e questa sì, ti fa rampare un casino, ti fa uscire un botto di treasure token. Praticamente per il primo effetto crea un token, e poi per gli altri effetti della saga, ti permette di creare copia di un target non saga token che controllo. Quindi praticamente posso creare un botto di treasure token. E se lo unisco magari a Strionic Resonator, creo ancora più token. Una terra. Una terra, questa terra è molto carina. Mi permette di mettere le carte incantamento dal mio cimitero fino in cima al mio mazzo, ovviamente le scelgo io. Molto semplice, incolore, per un pentacolore che funziona semplicemente per le saghe. Questa l'ho messa in sideboard. Phyrexian Scriptures, perché è una vratta molto carina, ma anzi dovrei tenerla, non so perché ho letto che esiliava tutte le carte da tutti i graveyards, invece solamente da quello degli avversari. Quindi sicuramente da tenere Phyrexian Scriptures, effetti molto stronzi ma molto belli. E poi qui ragazzi abbiamo una chicca, una perla, una carta. Una delle carte più belle che io posseggo, penso, a livello artistico. Un Jingitaxias Alternate Art. Qui non so che cosa posso aggiungere, eccetto il fatto che ci farei cose sessuali. No, scherzo. Sono carta sessuale. No, veramente, veramente bella, ragazzi. Tra l'altro, Double Fast gli permette di diventare una saga. Molto molto bella. E il bello è che quando finisce questa saga, non è che se ne va, ok?
non è quando Great Synthesis se ne va, cioè finisce, no, torna a essere Jingitaxias. Ok? Io per il costo di 4, un blu e 3 in colori, posso esiliarla e farla diventare una saga. Quanto bella questa carta. La prossima, sempre dall'espansione del Signore degli Anelli, è nell'oscurità incatenarli. Una frase molto famosa dalla serie dei film del Signore degli Anelli, non so se nei libri sia presente allo stesso modo, ma molto molto bella, che attiva anche la meccanica della tentazione dell'anello, molto molto carina. Weaver of Harmony, anche qui abbiamo un'altra carta ancora per il mazzo saghe, che mi permette di potenziare le creature incantamento che ho e di eventualmente copiare gli effetti per le abilità triggerate. Estremamente utile per me. Qui abbiamo una prima carta che non fa parte del deck degli incantamenti, nonostante sia un incantamento, è Combat Research. E questa carta farà parte di un altro mio mazzo. Ok? Perché c'è una cosa che non vi ho detto questa sera, è che sto facendo due mazzi. Il mazzo saghe, che finiremo di montare questa sera, e il mazzo tira dadi. Ok? Questa la lasciamo qua. E questa è la seconda carta che farà parte del mio mazzo tira dadi. Faride, Devil's Chosen, molto stile Dungeons and Dragons, come potete vedere. Molto molto bella. Molto molto bello, con questo anche giallo che perfettamente va con lo sfondo. Molto molto croccante. Questa è una carta di Kamisara. Non so cosa ci faccia qua, forse perché l'avevo presa io. Universal Automaton è un changeling shapeshifter che entra con un incolore e permette di cagare fuori un cane e un gatto nel momento in cui Irene essere in campo. Questa la mettiamo da parte ancora. Chameleon Colossus, stessa cosa. Ve la faccio vedere un attimo. Shapeshifter, molto carina, protezione dal nero. Eccolo qua il nostro protagonista, ma molto probabilmente non utilizzeremo questa versione. Questa andrà sicuramente in collezione. Tom Bombadil, foil. Creatura leggendaria, dio bardo e non è una bestemmia. Ed è veramente, veramente bella, ragazzi. Cioè, ve la lascerei qua per ore solo per farvela vedere. Io sono stregato da questa immagine. È veramente devastante. Cioè, è spettacolare. Dato che non si capisce, vi dico brevemente che cosa fa. Entra con pentacolor, quindi bianco, blu, nero, rosso e verde. È una creatura 4-4 leggendaria e dice che fino a quando io ho 4 o più counter lore, quindi quelli che si mettono sulle saghe all'interno del campo, lei, cioè lui, ottiene indistruttibile e hexproof, antimalocchio. Poi, quando le saghe si risolvono e vengono sacrificate, quando il capitolo finale di una saga viene risolta, ok? Quindi non è che quando viene sacrificata, ma quando viene attivata e risolta l'abilità ultimate di una saga, io posso cercare, o meglio, guardare dalla cima del mio mazzo e rivelare una saga. Cioè, fino a quando non trovo una saga, questa la rivelo e la metto in campo. Estremamente forte con le saghe ed è lui il protagonista. Ma non sarà la versione foil a farne parte. Spettacolare. La crudeltà di Gix. Questa
Questa è una carta abbastanza conosciuta, forte in come reanimate, perché ti permette come ultima abilità di mettere una carta creatura da qualsiasi cimitero in campo sotto il tuo controllo, quindi anche dal cimitero degli avversari, ed è molto molto carina. Tra l'altro il primo effetto mi permette di guardare la mano di un avversario e fargli scartare una carta, creatura o planeswalker. E di conseguenza io posso pensare, si attiva il primo effetto, gli faccio scartare una creatura molto forte e quando si trigger il terzo effetto diventa mia. Gli rubo la creatura. Tra l'altro questa carta ha read ahead, che non so in italiano come sia, leggere in avanti, leggere in futuro, leggere più avanti, cacchio ne so. E le saghe che hanno Read Ahead ti permettono di attivare a tuo piacimento, o meglio, di arrivare a tuo piacimento all'effetto desiderato, all'effetto che presenta la carta. Questo significa che nel momento in cui tu giochi questa carta, puoi decidere direttamente di usare il terzo effetto, quindi avrai già tre lore counter. Ok? Molto molto carina. Abbiamo un'altra carta che reputo strabella, strabella. Elspeth conquista la morte. Mamma mia, bellissima. E qua abbiamo una staple molto forte. Urza Saga, una terra incantamento. Quindi sia terra che enchantment, che alla fine mi permette di prendere un artefatto dal mazzo e schiaffarlo all'interno del campo. Ovviamente del costo 0-1, ma sappiamo che Mana Crypt, Mana Vault, Jeweled Lotus, Sol Ring, tutte in Mana Rock entrano con questa carta. Questa carta l'ho presa, ma e ho anche preso Mana Crypt, che più avanti vedrete, ma probabilmente non giocherò Mana Crypt nel deck per tenere power level adeguato al mio gruppo di gioco. Lo terrò lì. Ho preso anche Glissa, Sunslayer, scusatemi. Eh sì, cose in grande, Daniele. Molto in grande con Mana Crypt. Ho preso anche Jeweled Lotus, ma anche quello non credo che lo inserirò, dipendentemente dal gruppo di gioco. Glissa Sunslayer, che è forte perché mi permette o di distruggere target enchantment o di pescare una carta, o di togliere 3 counter da un permanente che può essere sia nemico che mio. Molto molto figo. First Strike e Death Touch, ciò significa che è tosto anche da rimuovere bloccandolo e praticamente è difficile, molto difficile da bloccare. Un buon removal è sicuramente molto utile. Eccolo qua, una delle protagoniste di questa sera. Abbiamo un bellissimo Mana Crypt. Molto croccante, non c'è niente da dire, una roccia che genera un botto di mana. Ops, stavo per lanciarla via. E poi abbiamo qua un'altra double face, double faced, The Kami War, molto interessante. E Kami non intendo Kamisara, ma questa bellissima carta. Costa 6, pentacolor più un incolore. E poi torna come o Kagachi o non Kagachi. Dragon Spirit, molto molto bella anche questa come carta. Eccolo qua, un'altra carta che se non erro dovrebbe venire dall'universo di The Witcher, o mi sbaglio? Però comunque è un maghetto, o meglio uno stregone. D&D del film? Ah, ok, scusatemi, scusatemi. Dal film di D&D, ecco perché l'ho già visto da qualche parte, e finirà anche questo nel mazzo tira i dadi.
Poi vi faccio vedere anche quello, se volete. È il mio mazzo Izzet. Inventive Iteration. Inventiva, iterazione inventiva, che come cacchio si chiama. Molto carina, full art. E non c'è niente da dire, veramente spettacolare. Clock spinning, anche questa finirà nel mazzo tira i dadi, ma non so quanto sarà efficiente. E questa carta viene dalla serie di Doctor Strange. Serie Doctor Strange, ciao, Doctor Who. Confondiamo i dottori. Un anello per domarli, e non parlo di BDSM. Molto molto carina. Distruggo tutte le creature non leggendarie. Questa è una vratta molto carina. Mamma mia, che bello Sauron in questa foto, ragazzi. Che bello. Poi abbiamo Jugan difende il tempio. Anche questa con un'art specifica è molto particolare, permette di rampare. È con un'art simil giapponese dove si vede un tori o comunque l'entrata di un tempio e il drago dietro ed è ovviamente reversibile. E abbiamo un bellissimo drago. Molto molto cute, carina. E qua abbiamo una carta in giapponese. Questa dovrebbe essere sempre del set del Signore degli Anelli. Ed è la carta che permette alla fine di evocare Smaug dal Signore degli Anelli, comunque dall'universo di Arda. Molto molto carina. Poi abbiamo Barbarian Class, classe Barbaro, foil, sempre per il mazzo tira i dadi, e anche questa per il mazzo tira i dadi. Si vede sempre peggio, è una mia impressione. Impressione. Ok, molto molto carina. Anche questa, Atto Blasfemo, una staple red. Molto croccante, una vratta che servirà nel mio mazzo tira i dadi. E come ultime carte abbiamo sempre per il mazzo tira i dadi. Abbiamo Wizard Class e Bakdar's Everfull Purse che permette a tutti di godere dei suoi effetti. Questo, questi sono i miei acquisti di oggi, ragazzi. Ovviamente qui dovrò fare un lavoro di togliere dalle bustine ciò che non mi serve e rimpiazzarle. Qui abbiamo un sacco di carte che poi finiranno nel mio mazzo. Cerchiamo di tenere tutto in ordine. Per favore. Ok. Avevo già Binding of the Old Gods, infatti. Queste da dove arrivano? Ok, fino a qua. Adesso vi faccio vedere un attimo. Di sfuggita le carte più o meno che posso tenere in considerazione per il mazzo di Tom Bombadil. Ok, questa qua che mi permette di pescare quando casto enchantment. Utopia Sprawl per i pentacolor è sempre ok. Questo uguale alla prima carta. Tom Bombadil versione non foil, si vede sicuramente meglio la art. È lui, il mio commander, molto delizioso. Apparizione di boccioli, molto carino. Versione tra l'altro così. Campionessa di Setessa. Sempre che mi prende di pescare. Naturalista di Jukai, non so se metterla. Cataratte iridescenti, non parlo delle malattie agli occhi. Sithis, che mi permette di pescare e guadagnare punti vita quando lancio incantesimi. Elder Dragon War, una mini vratta e una ciclo di mano.
Gen, che non è Chen. Mi permette di ciclare gli incantesimi nel cimitero, non so neanche se metterla. Presenza dell'incantatrice, mi permette di pescare carte. Elmo degli dei, non so se metterla. Prendi più uno per ogni incantesimo che controllo. Mistico del manto stellato, l'incantesimo che controllo, che lancio, costano uno in meno per essere lanciate e poi fanno più uno, fanno roba sua. E questo è uguale, costa uno in meno. Anictea è molto forte. Fa. Esatto. Invochiamo le malattie per i nemici. Molto forte, viene dal precon di Commander Master. E idem le carte successive che vedrete, mi sa. Ah, questo non l'avevo vista, però è molto carina. Anche queste sono carine, le ho tenute perché erano abbastanza carine. Questo permette ai miei enchantment di essere incounterabili. E niente, queste sono un po' le carte che andrò a inserire nel mazzo. Narsi è anche molto bella. Questa anche molto carina. E niente, piano piano andremo a costruire questo mazzo. Se volete vi faccio vedere subito anche il decklist, che è questo è il mio decklist. Si chiama La Saga Inizio. Se mi cercate su Moxfield mi trovate. Mi chiamo Morgolith. E questo è il decklist. Se cercate La Saga Inizio, tra l'altro, dovrebbe essere pubblico pure il deck. Anton Bombadil, Anictea, Uccelli del Paradiso, Delighted Halfling. E questi qua li abbiamo già visti.